Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono temi di attualità quelli che affronteremo in questo nostro appuntamento. Ecco i titoli. Parleremo dell'emergenza Covid e soprattutto il piano vaccinazioni messo in campo dalla Regione Toscana. Si parla anche della crisi politica, i consiglieri commentano la crisi di governo e le consultazioni in atto proprio quando si stava riunendo l'Aula. E poi 5 anni di commissione pari opportunità. Possono essere la base per nuove politiche di genere, ha detto la presidente uscente. Il primo tema quindi che affrontiamo in questo nostro appuntamento tratta quel tema che è di stretta attualità, ovvero la fase delle vaccinazioni. È partita la seconda fase, stando alle regole sulle prenotazioni e sulle priorità. In meno di 24 ore le prenotazioni in Toscana sono state 15.400 per le dosi di AstraZeneca e le agende. Per le prenotazioni a parte del personale scolastico, universitario, forze armate e di polizia under 55 hanno registrato quasi 8.000 prenotazioni nella prima ora. Quindi a tutti gli effetti è partita la seconda fase delle vaccinazioni in Toscana. Ascoltiamo i consiglieri. Io spero che possiamo arrivare presto ad avere dosi di vaccino che siano pari alla nostra capacità di somministrare, alla macchina organizzativa, perché io ho bisogno di sentire che arrivino dosi sufficienti a creare progressivamente una immunità di gregge che possa metterci al riparo e costituire la barriera per quella che è la pandemia. Naturalmente l'organizzazione nostra c'è e dimostra i suoi risultati, tutto sta nell'avere le dosi di vaccino. I casi sono quotidianamente, fortunatamente, in calo. È evidente che è una situazione da tenere sotto controllo, una situazione che non ci può ancora far dire siamo fuori dal pericolo, è scampato pericolo, ci vuole tanta attenzione, ci vuole tante precauzioni, ci vuole tanta prudenza e tanta responsabilità, però è evidente che sono giorni che i contagi giornalieri giorno dopo giorno calano, che sono diminuiti addirittura posti occupati in terapia intensiva e che i ricoveri sono all'incirca gli stessi. Mi pare l'unica scelta, che è quella che sta facendo la Giunta, è quella di destinare i vaccini che si possono usare per gli ultra ottantenni per quella fascia di popolazione e quindi destinare fin da subito il più possibile Pfizer e Moderna alla popolazione anziana. Questo ovviamente, è chiaro, ritarderà i tempi che ci eravamo immaginati nella vaccinazione degli ultra ottantenni, però siamo fiduciosi del fatto che una volta chiuse le vaccinazioni sanitarie si possa incrementare in maniera veloce. E poi abbiamo visto che da una settimana all'altra cambiano le notizie e anche le quantità, e sappiamo che ci sono anche altri vaccini che sono in procinto di arrivare, quindi diciamo intanto concentriamoci perché tutte le dosi che arrivano siano impiegate in maniera ottimale per i cittadini più critici, e su questo poi ovviamente il dato di AstraZeneca noi speriamo anche che nelle prossime settimane possa essere superato, perché sappiamo che per ora c'è una carenza di indagine, non un'indagine che dice che non si può usare sugli ultra 55 anni, e speriamo che anche questo sia colmata nelle prossime settimane. Fino a che non ci saranno i medici di famiglia che potranno incominciare a vaccinare, credo che i tempi saranno ridotti e i numeri saranno quelli che sono, cioè minimi. Non solo, ma c'è anche un certo pressappochismo nella idea di come procedere nella vaccinazione, perché i medici di famiglia mi hanno appena detto, non più tardi di ieri, che non sanno come procedere, e addirittura sembrerebbe che i vaccini a loro destinati per la vaccinazione degli over 80 siano della Pfizer, quindi i più difficili da maneggiare, poiché hanno ovviamente la necessità di stare a meno 80. Io insisto che questo piano vaccinale, così come è stato declinato dalla Regione Toscana, ha molta confusione in sé. Ci sono stati dei problemi in diverse province, e non soltanto legati alla fornitura della Pfizer, che è stata rallentata, pure
Anche lì poteva essere trovato un sistema, un rimedio, e producendo l'improprio grazie all'articolo 31, come la mozione che avevamo presentato, ma di fatto nessuno ha voluto discuterla. La verità è che adesso continuiamo ad andare abbastanza alla cieca, con molto disordine, e non vedo questa giunta attenta, e soprattutto non la vedo in grado di risolvere i problemi. Ci sono sicuramente delle persone che hanno necessità in questo momento di essere urgentemente vaccinate, ma non le vedo mettere nell'ordine delle priorità, e ci sono anche molte segnalazioni preoccupanti riguardo l'utilizzo dei vaccini. Pensiamo a quelli che hanno ricevuto la dose, delle dosi che dovevano essere per 6 vaccini, e invece sono diventate 7. Qui ci sono delle domande importanti da fare non solo alla Giunta, ma anche a tutto il sistema sanitario che lo sta organizzando. Ci sono ancora tantissime lacune sul piano vaccinale. La prima è che i vaccini sono troppo pochi per le esigenze dell'Italia e in particolare della nostra regione. La seconda è che c'è tantissima confusione su chi si potrà vaccinare, perché si possono vaccinare le forze dell'ordine e i servizi essenziali. Quali sono i servizi essenziali? I servizi essenziali sono i guidatori, per esempio, del trasporto pubblico, punto interrogativo. Ancora le linee guida non ci sono. E poi esiste una fascia, che è una fascia assolutamente scoperta, perché il vaccino si fa fino ai 55 anni, e poi che cosa succede? Quindi c'è una fascia che è assolutamente scoperta, le dosi sono troppo poche, i centri non si sa ancora quali sono. I medici di base dovranno chiamare gli ultraottantenni, ma ci domandiamo come faranno a chiamarli, dove si vaccineranno gli ultraottantenni, cioè gli interrogativi sono ancora troppi. Non ci dimentichiamo che la pandemia è iniziata un anno fa e prima di un anno sono arrivati i vaccini, è un evento straordinario, quindi non stiamo lì a guardare se una settimana prima o una settimana dopo, è un evento che era imprevedibile per quanto riguarda le dinamiche della scienza, quindi portiamo rispetto a chi dovrà organizzare la campagna di vaccinazione, augurandosi ovviamente che possa essere fatta nella maniera più celere possibile. Non ve l'ho detto in precedenza, cioè che l'Aula si è riunita martedì 9 e mercoledì 10 febbraio. Questo ci serve anche per capire, per contestualizzare quelli che sono stati anche i commenti dei consiglieri, perché in questo caso li ascoltiamo proprio nel momento in cui il presidente incaricato Mario Draghi si stava apprestando a terminare l'ultimo giro di consultazioni con i gruppi parlamentari. E allora i consiglieri regionali commentano così la crisi di governo e l'imminente nascita del nuovo. Io sono molto contento perché Draghi rappresenta una figura di così alto, straordinario profilo e prestigio che Draghi può essere davvero il riferimento per un'Italia in una situazione di emergenza sanitaria, di emergenza economica, che è in grado di dialogare con i grandi del mondo, che è in grado di dare autorevolezza alle nostre proposte. Poi diciamocelo con chiarezza, il solo suo nome ha fatto precipitare lo spread sotto i 100, e sappiamo questo come si traduce anche in termini economici per i conti del nostro Paese. Quindi a mio giudizio è molto bello che l'Italia oggi dia un'immagine di un grande Presidente del Consiglio. Complimenti al Presidente Mattarella per aver fatto questa scelta e averla tenuta, come dire, anche giustamente nascosta, finché quando la proposta ha raccolto in poco tempo una così vasta possibilità di consenso. Credo che Draghi sia stata una grande soluzione, un Presidente del Consiglio incaricato che in queste ore mi auguro possa sciogliere la propria riserva con un governo di unità nazionale, quello che chiedevamo di farsi da parte il distinguo politico, c'è bisogno di spendere bene le risorse del recovery plan, c'è bisogno di dare una risposta finanziaria a un Paese che ha fatto 140 miliardi di debito, c'è bisogno di completare un'operazione di vaccinazione, di uscita dalla pandemia, c'è bisogno di fare cose importanti per questo Paese, quindi Draghi è evidente che è la persona giusta, che arriva nel momento opportuno, che consente all'Italia di trovare un livello di unità importante, e credo che insomma su questa operazione Italia Viva abbia giocato un ruolo da protagonista, e credo che ciascuno di noi è contento dell'assunzione della responsabilità che ci siamo assunti, che però oggi non vogliamo rivendicare ma vogliamo condividere con tutte le forze politiche. Il fatto che ci sia un'ampia convergenza su questo governo significa che le parole del Presidente Mattarella sono state ascoltate, ora vediamo quali saranno anche i contenuti del programma di governo che Draghi presenterà dopo questo giro di consultazioni. Non credo che il centrodestra a livello locale risenta troppo delle dinamiche nazionali,
purtroppo, ci siamo già passati, perché Fratelli d'Italia è l'unica forza monogama di questa coalizione, quindi siamo già passati attraverso i flirt tra la Lega e il Movimento 5 Stelle nel primo governo Conte, i flirt tra Forza Italia e il centro-sinistra nei governi ancora precedenti, eppure il centrodestra in sede locale ha retto, quindi anzi nei prossimi giorni, ci saranno anche nei prossimi mesi elezioni importanti in tanti comuni, qualcuno anche in Toscana, e il centrodestra sarà unito come unita è l'azione di opposizione in Consiglio regionale con Forza Italia e la Lega. In questo momento credo che l'interesse del Paese debba venire prima di tutto e l'unico modo per farlo è mettendo come priorità quelle che sono le tematiche in questo momento che devono essere affrontate con maggiore urgenza: la sanità, il lavoro e l'economia, e la scuola ci metto anche, che è un altro aspetto che non deve essere trascurato. Il Movimento 5 Stelle da questo punto di vista rassicura che non saranno fatti sconti per quanto riguarda questi argomenti e le priorità da sostenere. Sarà importante fare questi passaggi, perché la cosa meno corretta che potevamo fare è sederci al tavolo, questo era fondamentale, come è stato anche chiesto fortemente dal Presidente Mattarella, ma non a tutti i costi. Restare al tavolo non a tutti i costi, soltanto se si continuerà nell'interesse delle persone. Dire di no a prescindere era sbagliato. Siamo la prima forza politica in Italia, abbiamo una grossa responsabilità sulle persone che ci chiedono aiuto, e l'unica maniera per risolvere tanti e per rispondere a tante domande è proprio quella di andare al governo e cercare di fare la nostra parte. Penso quindi che con le giuste proporzioni, portando avanti le nostre idee, che sono quelle ormai conosciute, che diciamo da anni, sia importante in un momento di crisi, sia economica, sociale e sanitaria, dare un contributo. Bastava far scegliere gli italiani. Abbiamo sempre sostenuto che la prima cosa fondamentale era dare a questo Paese un governo scelto dagli italiani. Il Presidente Mattarella ha fatto una scelta diversa, con grande senso di responsabilità il Presidente Berlusconi con tutta è riuscito a convincere buona parte della nostra coalizione, anche Matteo Salvini, a sostenere questo nuovo governo. Abbiamo detto fin dall'inizio che le esigenze del Paese erano diverse rispetto alle esigenze del Palazzo. C'era da affrontare una crisi sanitaria e l'hanno fatto con grande difficoltà, c'era da fronteggiare e da dare una mano alle imprese per una crisi economica e non l'hanno assolutamente fatto. Oggi speriamo che cominci una fase nuova, una fase dove si diano delle risposte serie ai problemi di questo Paese. Rompere gli schemi è stato l'obiettivo primario, così le parole anche del presidente uscente della commissione che ha dato tanto spazio e visibilità anche ai problemi che riguardano l'emarginazione e soprattutto la violenza sulle donne. Sono stati 5 anni di intensa attività per rompere gli schemi, come abbiamo detto, promuovere processi culturali formativi e informativi, e oltretutto sviluppare un'autentica parità di genere. Questa è la sintesi della Commissione regionale per le pari opportunità, giunta a scadenza di mandato già da qualche tempo, che appunto con la presidente uscente Rosanna Pugnalini è stata illustrata in aula il loro lavoro prima dell'inizio della seduta del 9 di febbraio. Io vorrei ricordare che nel 2021 saranno 40 anni dall'abolizione del cosiddetto delitto d'onore. Quindi io vorrei, insomma, che le istituzioni celebrassero questa ricorrenza, perché evidentemente nella testa di tanti, troppi uomini, ovviamente non tutti e ci mancherebbe, ma in tanti, troppi uomini ancora si pensa che la donna possa essere un oggetto da possedere, quindi una proprietà. E dobbiamo lavorare culturalmente per far sì che questa idea venga completamente superata. Donne e uomini non sono oggetti. E anche nelle relazioni affettive, quindi noi dobbiamo fare anche un lavoro verso le nostre bambine, i nostri bambini, le nostre ragazze, i nostri ragazzi. Io come Presidente della Commissione ho provato a fare quel che potevo, e così le mie colleghe in questi anni, per far comprendere che l'affettività è una cosa bella, è una cosa sana, ma la persona che abbiamo davanti, uomo o donna che sia, non è un oggetto, e quindi c'è affetto, c'è amore, ma non si può pensare di far sottostare l'altra persona alla nostra volontà. Si possono fare le migliori leggi al mondo per le pari opportunità,
ma se non sono supportate da una base culturale che deve venire già da ragazzi, e sono destinate tutte a cadere nel vuoto. Le pari opportunità significa oggi, anzi significa soprattutto rimuovere tutti gli ostacoli che non permettono alle persone di esprimersi nella loro totalità all'interno della società. E si parla non soltanto di donne, ma si parla anche di discriminazioni che avvengono per la religione, per l'orientamento sessuale, per l'età, per molte altre cose. La nostra società è piena di discriminazioni e quella delle donne è quella che più emerge. Allora c'è soltanto un modo per riuscire ad affrancarci. Significa fare un lavoro culturale innanzitutto, che passa anche dalle leggi, ma passa soprattutto dal finanziamento delle iniziative che vanno incontro alle pari opportunità. Dobbiamo continuare a provarci, in tutte le sedi, in tutte le istituzioni, a tutti i livelli. Noi dobbiamo essere vicino a tutte le fasce deboli, che possono essere le donne davanti alla fisicità di un uomo che per conformazione naturale è più forte, ma anche tutte quelle persone che vivono nella debolezza della loro persona. Questo diventa fondamentale e credo che ci sia ancora tanto, tanto da costruire. Vediamo che purtroppo i problemi non sono ancora risolti, ma è nostro dovere provarci e cercare di entrare nel merito, cercare di capire se ci sono soluzioni, cercare anche di spronare le donne alla denuncia e di mettere in pratica anche proprio delle soluzioni per aiutarle in un processo che non è solo fisico ma spesso è anche psicologico. E con il lavoro importante e prezioso della Commissione Pari Opportunità si conclude l'appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo per tutti gli aggiornamenti, come vedete, www.consiglio.regione.toscana.it. Io vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni, Dentro il Consiglio.